Dunque, cosa facciamo oggi? Andiamo avanti con un po' di esercizi. Oggi è anche un pochino giovedì e poi in parallelo inizieremo a preparare, diciamo così, l'argomento successivo. Diciamo, grazie all'esercitazione che abbiamo fatto la settimana scorsa, che è un po' di consolidamento, con le lezioni sono abbastanza avanti rispetto ai laboratori, ma poi ci servirà anche perché il penultimo argomento del corso, che è quello dell'interfaccia utente dei mock-up, richiede un minimo di preparazione in più come argomenti, diciamo così, più tecnologici. Allora, abbiamo in sospeso due esercizi, uno da finire e l'altro da iniziare, essenzialmente. Allora, quello da finire era le narrative dei casi d'uso relativo a questo tema dei vaccini. Se vi ricordate, come esempio dei casi d'uso avevamo fatto la narrativa, la descrizione dettagliata narrativa della consultazione dell'elenco dei vaccini. Abbiamo fatto questo file Word, no, in cui avevamo ragionato su uno scenario principale e su eventuale scenario diverso, anche se non ci convinceva, ma l'abbiamo fatto per ragionare sulla modalità di inserimento di dati nuovi, non di selezione. E ci eravamo detti, facciamo questo perché questo è molto più complicato e quindi lo facciamo in un secondo momento. Però rimandare va bene, ma purtroppo prima o poi bisogna farlo, e allora prendiamo questo, partiamo da questo. Quindi un caso d'uso decisamente più articolato. Adesso lasciamo perdere il fatto che qui è modellato con delle inclusioni, decideremo poi noi a livello di scenario di successo se usare effettivamente delle inclusioni oppure descrivere tutto all'interno dello stesso caso d'uso, tanto non cambia nulla perché può essere richiamato solo direttamente, no, dall'attore. E quindi in un caso d'uso nel quale l'attore principale, adesso andiamo a descrivere con lo schema, con i vari campi richiesti, parte già con l'intenzione di voler rivedere e quindi correggere un elenco di vaccinazioni definite per un determinato figlio, ok? Indipendentemente da quella consultazione che abbiamo fatto prima, gli somiglierà nella parte iniziale, forse la poi va avanti in modo diverso, e correzioni che avverranno quindi in modi diversi. Io come me lo immagino, poi andiamo a descriverlo, me lo immagino, scelgo il figlio, mostro l'elenco e su questo elenco posso fare essenzialmente quattro cose diverse una volta che sono sull'elenco: inserire un nuovo vaccino, modificare un vaccino esistente, inserire un codice di esenzione oppure dire che va tutto bene. Qui non c'è come caso d'uso, però come inclusione, però quando sono in quell'elenco una di queste quattro cose posso fare, nessuna di più. Poi ciascuna di queste quattro cose, almeno delle prime tre, richiede un certo insieme di passaggi, naturalmente. Cioè, se è un nuovo vaccino, richiede che tu inserisca i dati, tu carichi il PDF, eccetera, eccetera. No, questo lo facciamo a parte. Quindi una delle prime domande che ci faremo è, di questi quattro casi, qual è quello dello scenario principale di successo e quali invece sono quelli che andranno nelle scansioni? In teoria, uno qualunque, no? Potrebbe essere quello principale, ma quello che forse ha più senso indicare come scenario principale è quello il quarto, quello in cui si conferma che tutto va bene. E come estensioni invece facciamo delle modifiche, anziché confermare chiedo di fare una modifica. Quindi questa potrebbe essere un po' l'impostazione che gli daremo, che è anche più facilmente generalizzabile ad altri casi. Però partiamo dall'inizio. Noi abbiamo un caso d'uso, partiamo dalla pagina nuova, che si chiama corregge elenco di vaccinazioni. Dove l'attore principale continua a essere Arthur, continua a essere la famiglia. Giusto? E mettiamo lo stesso ordine, scope, l'ambito è il sistema informativo per la
gestione dei vaccini, e in particolare noi avevamo un summary, ricordiamo che a livello summary avevamo chiamato controllo vaccinazioni tutte queste funzionalità, quindi siamo nel controllo vaccinazioni. Il livello del caso d'uso che stiamo descrivendo è user goal. Okay. Poi quali sono le altre informazioni che ci interessano? Intention in context, gli stakeholder, quindi gli obiettivi riassunti, e poi precondizioni, condizioni, garanzie minime, garanzie massime, trigger. Allora, gli obiettivi sono l'obiettivo operatore primario, e gli stakeholder con i loro interessi. Allora, l'intenzione per l'attore primario è che la famiglia intende controllare le vaccinazioni e apportare le correzioni necessarie per renderlo attuale, corretto, completo dell'informazione. Quindi la famiglia intende rivedere l'elenco delle vaccinazioni per uno dei figli ed apportare tutte le correzioni necessarie, punto. Quindi il successo del caso d'uso l'abbiamo scritto qua. Hai apportato tutte le correzioni necessarie? Se sì, allora è concluso con successo. Quindi il passo finale è quello in cui la famiglia conferma che è tutto corretto. Gli interessi di stakeholder essenzialmente sono gli stessi, quindi la famiglia ovviamente c'è già, c'è anche la scuola per avere l'elenco di studenti. Vaccinati. A questo punto, precondizioni. Ci sono precondizioni oltre a quelle che lasciamo sottintese, cioè il fatto che la famiglia sia registrata al sistema, sia stata riconosciuta, autenticata, eccetera, va bene. E il fatto che il token sia arrivato in questa parte dell'activity diagram, ossia che permetta le funzioni di correzione. Allora, se la famiglia registrata è passato le azioni corrette all'interno dell'activity diagram, c'è qualche cos'altro che potrebbe impedire a questa famiglia o al sistema informativo di presentare alla famiglia la funzione di controllo e vaccinazioni? Allora, nel nostro sistema mi pare di no. Cioè, se il figlio è inserito, se è almeno un figlio inserito, se noi andiamo a vedere l'activity diagram, controllo vaccinazioni inizia qua, no? Famiglia seleziona un figlio, eccetera, eccetera. Ma a monte di tutto avevamo, come si chiamava? Catena grafica della famiglia. No, avevamo queste azioni qua, ad esempio sistema informativo, recupera i dati della famiglia, dei figli, eccetera, eccetera, delle vaccinazioni. Questo potrebbe essere uno dei casi, no, in cui quel caso d'uso, cioè controllo e vaccinazione dei figli, non è immediatamente richiamabile. Cioè, se la famiglia si è appena registrata e magari questa operazione di recupero,
si è appena registrata e magari questa operazione di recupero dei dati richiede del tempo, magari da oggi al domani o due giorni lavorativi, allora vuol dire che il token non arriverà alla funzionalità di verifica della famiglia, di correzione delle vaccinazioni, e quindi quel caso non sarà attivo. Questa è una condizione che è già espressa nell'activity diagram e quindi non abbiamo la necessità di specificarla di nuovo. È solo per ribadire che in realtà ci sono una serie di precondizioni che in realtà esistono, ma noi abbiamo già descritto l'altra parte, quindi non le scriviamo, quindi siamo così nessuna oltre a quelle sottintese. Che poi vuol dire che in pratica questa riga qua non la mettiamo. Dove è finito? Qui. Ok. Garanzie. Abbiamo le garanzie di successo e garanzie di minime. Garanzie di successo. Cioè di che cosa possiamo essere certi quando il caso d'uso è arrivato alla terminazione? Vabbè, una cosa è quasi ovvia forse, cioè che le modifiche inserite dall'utente sono state registrate, sono state recepite dal sistema. Dopodiché chiediamoci un attimo, la garanzia di questo sistema, di questo caso d'uso, e fatemi riprendere, correggi elenco vaccini contro qua. Comprende anche queste parti? Cioè questo caso d'uso, così come l'abbiamo descritto, caso d'uso successo quando la famiglia ha inserito tutte le vaccinazioni. Ma, forse è meglio dettagliarlo, finisce questo caso d'uso quando la famiglia dice l'elenco è corretto, quindi itera qua nella correzione, poi dice corretto, finito. Perché noi sappiamo che quando la famiglia dice che è corretto, il sistema informativo controlla le anomalie e nel caso in cui ci siano delle anomalie, queste sono mostrate alla famiglia. Quindi sta a noi decidere adesso se questo caso d'uso si ferma qua e quella parte sotto è un altro caso d'uso, oppure se questo caso d'uso arriva fino in fondo. Quindi in qualche modo il successo del caso d'uso non è solo ho finito di inserirle, ma ho finito di inserirle e il sistema mi dice che va bene. E forse è questo ciò che vogliamo. Salvo e il sistema mi dà semaforo verde, tutto a posto. Perché l'alternativa è salvo, il sistema mi dice semaforo giallo, c'è ancora qualche errore e allora non ho veramente finito. Terminato, se vogliamo, operativamente di fare queste operazioni, ma il caso d'uso inteso come raggiungimento dell'obiettivo purtroppo mi è fallito. Ok? Quindi vuol dire che questa parte la dobbiamo ancora considerare. Quindi il nostro caso d'uso parte da, di fatto, tutto questo diagramma dell'attività, è un unico caso d'uso. E così da un livello di raggiungimento dell'obiettivo molto più forte, perché so che i dati che ho inserito sono validi. L'unico motivo per cui eventualmente non sarebbe da fare è se questo controllo da parte del sistema informativo non fosse un controllo istantaneo. Se il sistema informativo, per dirmi se va bene o no, ci mette 2 ore o ci mette 1 giorno, allora ovviamente mi rompe il caso d'uso necessariamente. Ma il tipo di controllo, l'avevamo già accennato questo pensiero, il tipo di controllo che pensiamo di fare qui è un controllo puramente sulle date e quindi è un controllo che avrà una complessità istantanea. Quindi magari rendiamolo più esplicito, che l'obiettivo è da apportare tutte le correzioni necessarie salvando l'elenco, un elenco privo di errore o confermato dal sistema.
non mi piace tantissimo, ma se viene qualche parola migliore sostituiamo, in cui il sistema ha confermato che non ci sono errori, però non volevo scrivere quello. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che se ho successo le modifiche effettuate dalla famiglia vengono salvate e il sistema conferma che il bambino è in regola. Quindi le modifiche apportate sono salvate e il sistema conferma che il bambino è in regola. Viceversa, garanzia minima, se io non termino le correzioni, perché magari ne avevo da fare 280 e avevo tempo oggi solo di farne 15, quindi lo so già che lo salvo senza necessariamente poter avere la correttezza dei dati, oppure perché ho sbagliato qualche cosa, quindi lo salvo e il sistema mi dice che ci sono degli errori, non posso dire che ho avuto successo. Quindi il caso d'uso sarà fallito, ma come minimo le modifiche apportate sono salvate. Quindi anche se interrompo prima, se il sistema non mi valida gli inserimenti, mi segnala gli errori, non è che perdo tutto. Le modifiche che ho fatto vengono comunque salvate. Perché l'alternativa potrebbe essere, se non è corretto, buttiamo via tutto e ricominci da capo la prossima volta, invece qui no, cioè, va bene, è comunque un passo avanti, no? E quindi queste sono le garanzie che mi dà il caso d'uso, l'implementazione del caso d'uso nel caso minimo, cioè nel caso in cui fallisca per qualunque motivo. Se hai fatto le modifiche, sta tranquillo che non le perdi, te lo garantisco. Precondizioni, la precondizione l'abbiamo già messo, no, scusate, il trigger, nessuno. Quindi anche questa riga qua la possiamo omettere. E poi arriviamo al sodo. Lo scenario che ci pare successo. Che in qualche modo dovrà seguire le azioni che fa l'utente nel attraversare questo diagramma delle attività. È un caso d'uso normale, quindi attivato dall'utente, quindi i passi dispari a partire dal passo 1 spettano l'utente. Quindi l'utente, in questo caso l'attore primario è la famiglia, seleziona funzione di correzione, di controcorrezione delle vaccinazioni, l'abbiamo chiamata così, no? Allora, cosa fa il sistema a questo punto? Il primo passaggio è uguale a prima. Seleziona, mostra l'elenco dei figli. L'elenco dei figli. Dei figli. La famiglia seleziona uno dei figli, a questo punto il sistema mostra l'elenco dei vaccini per i figli, per il, scusate, il figlio selezionato. Fin qua praticamente è uguale a quello della visualizzazione semplice. Solo che quello della visualizzazione semplice il punto 4 era già il successo, mentre qua il punto 4 non siamo manco a metà. Perché è solo la fase preliminare. A questo punto cosa può succedere? Beh, può succedere una delle cose che dicevamo prima, la famiglia o richiede di fare qualche modifica oppure conferma che va tutto bene. Allora, noi possiamo impostare come scenario principale di successo quello in cui la famiglia dice subito va tutto bene,
il sistema glielo conferma e finisce lì. E poi come alternative, come estensioni, vedremo invece i vari casi in cui la famiglia invece chiede azioni diverse. Quindi nel punto 5 diciamo che la famiglia salva e conferma l'elenco. A questo punto il sistema segnala che l'elenco non presenta errori. Punto. E nel caso semplice è finito qua. È uno scenario principale di successo un po' strano, perché era già tutto a posto prima, quindi io dico vado con l'obiettivo di modificare, non c'era nulla da modificare salvo il sistema mi conferma che è tutto a posto. E poi nel corso del lavoro ovviamente qua facciamo le sezioni. Allora abbiamoci da fare sulle estensioni. Allora, estensioni. Beh, alcune in realtà erano quelle già della caduta precedente, quindi andiamo per ordine. Punto 1 dicevamo che è l'attivazione della funzione, quindi se non lo attiva non entro neanche nel caduto 1, non mi interessa. Punto 2. Sistema mostra l'elenco dei figli, funziona sempre se c'è almeno un figlio, altrimenti no. Quindi, caso 2A. Non esistono figli, in questo caso segnala errore sistema, segnala errore, termina con fallimento. Ah scusate, qua avevo dimenticato di scrivere, termina con successo. Vabbè, 2A è facile. Poi il punto 3, la famiglia seleziona i figli, se immaginiamo di avere un breve elenco, una tendina, non è che possa fare errori o inserire dati errati, quindi non abbiamo alternative da gestire. 4, il sistema mostra l'elenco dei vaccini per il figlio selezionato. Allora, mostra l'elenco dei vaccini oppure segnala che l'elenco è vuoto. Se segnala che l'elenco è vuoto, allora tra le azioni possibili non ci potrà essere salva, non ci potrà essere modifica, ma ci dovrà essere solo inserisci. Quindi in questo caso no, il sistema si comporta in modo leggermente diverso. Allora cominciamo a segnarcelo, poi lo riprendiamo dopo. Facciamo prima il caso generale e poi il caso particolare. Però questo è un caso particolare da gestire. Quindi se nel caso in cui non ci sia l'elenco del vaccino, nel 4A, se non esistono vaccini, fatemi mettere puntini, puntini, puntini per ricordarci che dobbiamo farlo. Dobbiamo gestire questo caso, che non potrà essere uguale per normale. Ok? Invece nel caso normale in cui ci sono i vaccini, tutta la logica del funzionamento di questo caso d'uso regge sulle alternative al caso 5, al punto 5. Se la famiglia non scrive salva, ma dice inserisci il nuovo vaccino, oppure dice inserisci con selezione. Quindi avremo un 5A, famiglia, inserisce, chiede di inserire nuovo vaccino. Poi avremo, adesso lo completiamo, poi ci sarà un 5B in cui la famiglia chiede di inserire una nuova esenzione e un 5C, che è quello un pochino più complicato, che la famiglia chiede di modificare un vaccino. Quindi questo ci dice, teniamolo pronto per il prossimo argomento che faremo, che dopo il punto 4, quindi nella videata del punto 4 in cui il sistema mostra l'elenco dei vaccini, deve permettere all'utente di fare queste quattro cose diverse, 5A, 5B, 5C e 5 normale.
E cosa succede se la famiglia chiede di inserire? Cosa sarà? Sarà un bottone con scritto inserisci vaccino. Che se l'utente al punto 5A, anziché schiacciare il bottone salva e conferma, schiaccia il bottone inserisci vaccino, che non so, magari è un grosso più verde, o non è proprio scritto così, ma ci deve essere un'azione che fa l'utente che gli permette di inserire un nuovo vaccino. Allora a questo punto cosa reagisce il sistema? Andiamo a vederlo, avremo 5A, vai, muori, punto 1, il sistema a questo punto richiede i dati del vaccino. Quali sono i dati del vaccino? E chi se li ricorda? Abbiamo fatto tanto tempo fa. Andiamo a prendere il diagramma delle classi. I dati del vaccino, che qua avevamo chiamato inoculazione, prevedono il vaccino da fare, cioè qual è la malattia, qual è il tipo di inoculazione. No, aspetta, qua siamo... Non ricordavo più cosa avevamo fatto. Questa è la parte statica, questa è uguale per tutti, non varia. Per il singolo bambino devo inserire questo. La data di inserimento e gli eventuali effetti collaterali che ho riscontrato. E mi accorgo adesso, dopo 2 mesi che mi ha fatto questo esercizio, che manca un pezzo, che è il PDF della... della vaccinazione. Non l'avevo mai messo. Quindi questi sono i dati che devo inserire. Deve selezionare quale tipo di inoculazione è stata fatta al bambino, indicare la data, indicare gli effetti collaterali e poi caricare il PDF. Allora io questo me lo sto immaginando forse in 2 passaggi diversi. Prima ti chiedo i dati, inoculazione, data e effetti, e poi ti chiedo di caricare il PDF. Però qui è una scelta possibile. Quindi il sistema chiede di inserire i dati che sono l'inoculazione, quindi il tipo di inoculazione / vaccino, virgola, data ed effetti. A questo punto l'utente al passo 2 seleziona il tipo di inoculazione ed inserisce data ed effetti. Inoculazione e gli inserisce la data e gli effetti. Allora, qui ho usato 2 verbi diversi: seleziona per l'inoculazione e inserisce per la data. La data, gli effetti, la data è una data. Gli effetti sono una descrizione testuale, quindi lui inserisce ciò che vuole. Mentre invece per quanto riguarda l'inoculazione, visto che io ho un insieme predefinito di vaccini e per ogni vaccino so esattamente quante inoculazioni ci vanno, di quale tipo, mi conviene presentargli l'elenco, così lui sceglie esattamente quello che deve fare, non necessariamente inserire sperando che quello sia giusto. Quindi io qua mi immagino una sorta di tendina con tutti i vaccini, oppure se ce ne preoccuperemo nel prossimo capitolo, se non sono solo 20 ma sono magari 200 tipi di vaccini, ci vorrà un piccolo motorino di ricerca, una piccola tabella ad autocompletamento, qualche cosa che però permetta all'utente di scegliere una voce, ma esattamente una di quelle che decido io, non una voce libera. Io questo l'ho inserito in un passo solo perché non mi sembra il caso di dividerlo in più passaggi. Meno passi, meno lavoro, così si vede i dati insieme. Dopo che hai inserito questi dati, il sistema al passo 3, adesso tocca al sistema,
conferma i dati e richiede il documento PDF, che ovviamente al punto 4 la famiglia carica PDF. Dopo che la famiglia ha caricato il PDF, 5 a 5, il sistema conferma il disinserimento e torna al punto 4. 4 è mostra l'elenco. Quindi 4 sono sull'elenco dei vaccini, la famiglia schiaccia sul bottone inserisce il nuovo vaccino, allora il sistema quando schiaccia questo bottone mi apre una finestrella, uno spazio sulla pagina, ci inventeremo qualcosa per selezionare questi dati, io li seleziono, quando li ho inseriti conferma che sono corretti e richiede, che sono dentro la data che sia giusta, e richiede di inserire un documento, quindi mette una casellina in cui caricare, fare drag and drop, fare sfoglia, vediamo come. Un documento che io poi carico e dopo che finisce di caricarlo il sistema mi dice tutto a posto, torna alla pagina con l'elenco dei vaccini. Quindi ho fatto un lungo giro dal punto 4 per tornare di nuovo al punto 4, ovviamente, perché io potrei voler di nuovo dal punto 4 inserire ulteriori vaccini e ogni volta faccio questo giro. Questo giro qua a sua volta non è indolore, perché io vedo che al punto 5 a 3 e al punto 5 a 5 ho il sistema che gentilmente mi dice va bene, ciò che è inserito va bene. Però questo è il caso fortunato. Può darsi che invece ciò che ho inserito non vada bene. Che la data che ho inserito è nel futuro, oppure è precedente alla data di nascita del bambino. Sono tutte cose impossibili, ma possono scappare. E allora devo gestire quei casi, quindi avrò un'eccezione nell'eccezione. Vabbè, nessuno ha detto che la vita sia semplice. Allora, quindi il 5 a 3, eccezione a, quindi anziché 5 a 3 in cui il sistema conferma, il sistema segnala l'errore di inserimento e torna a 5 a 2. Ha inserito dei dati, anziché dirti sono giusti, il sistema ti dice sono sbagliati e tu torni a inserirli. E una cosa del tutto analoga la faremo sul 5A, 5A, in cui il sistema segnala errore nel PDF, non è arrivato completo, troppo breve, non ha caricato, quello che volete, e torna a 5A4. Ovviamente questo segnale errore deve, nella pagina in cui ti scrivi l'errore, ti deve di nuovo rimettere lo spazio in cui puoi caricare il PDF, ovviamente. In modo che tu possa effettivamente al punto successivo, che è quello precedente, se torna indietro, ricaricarlo. Questo per l'inserimento. Di nuovo vaccino. L'inserimento di esenzione in realtà è più facile, no? L'inserimento di esenzione è più facile perché c'è solo l'inserimento del codice.
di selezionare quale vaccino e inserire il codice che ti ha dato il medico. Oppure se il sistema è furbo, inserisci il codice e basta e ci pensa il sistema a capire qual è il vaccino, visto che il codice è un codice univoco generato apposta per tuo figlio per il tuo vaccino. Quindi devo solamente inserire un numero. Poi se è giusto o sbagliato, se è giusto hai fatto tutto. Quindi famiglia chiede di inserire la nuova esenzione, il sistema quindi chiederà alla famiglia 5b.1, sistema chiede di inserire il codice di esenzione, al che la famiglia lo potrà inserire. Famiglia inserisce il codice e al 5b3 il sistema conferma e torna a 4. All'elenco dei vaccini. Se invece il codice è errato, avremo un'eccezione al punto 5b3, nella quale diremo che 5b.3a, quindi codice errato, questa è la causa, quindi il sistema segnala l'errore e torna a 5B2. Del perché c'è questa eccezione e poi in realtà descrivo che cosa è successo. Basta. Cinque C. Famiglia chiede di modificare un vaccino. Allora, la prima domanda che mi viene in mente è quale? Cioè, io qui ce la possiamo pensare in due modi diversi. Una brutta e una bella. Quella brutta è avere l'elenco dei vaccini di fronte, immaginate uno sotto l'altro, e poi sotto una voce, un bottone, quello che sia, con scritto modifica. Clicchi su modifica e ti chiede quale vaccino vuoi modificare, e per rispondere a quale vaccino devi modificare devi scegliere quale dei vaccini che un attimo fa avevi sotto gli occhi tu vuoi modificare. È un po' stupido questo, non sarebbe facile da scrivere qui, ma la cosa migliore in realtà, e noi siamo anche abituati a farla, è che già nell'elenco a fianco di ogni voce ci sia il bottoncino modifica questa, in modo che tu la scelta di modificare sia una scelta contestuale, contestualizzata allo specifica riga. Io voglio modificare questa riga qua, non ho deciso di modificare e poi dopo ti dico quale riga voglio modificare, non sarebbe significato, perché ho l'attenzione sulla settima riga, vado sotto, schiaccio modifica, arriva una riga nuova e qual è che devo modificare, non sono ricomunicato più, ho perso il filo, ho perso il contesto. Ok? Quindi questa famiglia chiede di modificare un vaccino, non è un'azione generale come le altre, aggiungine uno, ma chiede di modificare un vaccino specifico. Quindi nella eccezione 5C già so qual è il vaccino che vuole modificare. Sto già pensando che questa non sia un'azione unica tipo un bottone, ma siano magari 20 bottoni diversi a fianco ciascuno di un vaccino diverso, che è la classica matitina a fianco delle voci che puoi andare a modificare. Quindi un vaccino specifico
selezionandolo dall'elenco, oppure selezionato dall'elenco. Quindi quando entro qua in questo percorso dello scenario alternativo, entro sapendo già qual è il vaccino che vuole modificare l'utente. Non devo chiederglielo. Allora, che cosa farò? Gli presenterò i dati attuali e gli permetterò di modificarli. Quindi 5C1, il sistema mostra i dati attuali del vaccino e ne permette la permettendone la modifica. Cioè non è che te li fa vedere, ma te li metti in una casellina di testo e li puoi cambiare. A questo punto, i dati attuali, magari per la precisione, quali sono i dati che possono essere modificati dalla famiglia, è sempre il tipo di inoculazione e vaccino, la data e gli effetti. E il PDF? Allora, in teoria, qui non ci abbiamo mai pensato. Io sto andando a modificare i dati di un vaccino che o esisteva già, perché l'ha caricato il sistema da solo e quindi non aveva bisogno di un PDF, diceva per la certificazione, oppure l'avevo caricato io in una volta precedente, una sessione precedente, e quindi aveva già un PDF caricato. Allora, se io modifico qualcosa, mi verrebbe da dire, però è un requisito che nel testo non era esplicito, lo stiamo ragionando, lo stiamo costruendo adesso. Se modifico qualcosa, devo caricare il PDF, anche se prima non c'era, perché era un vaccino già predefinito. Se io lo modifico, devo poi certificare che questa modifica è corretta, caricando il documento. E anche se c'era già un primo PDF, lo dovrò ricaricare. Devo, se modifico qualcosa. Se non modifico nulla, invece no. Cioè, capisci? Può anche capitare che io ho cliccato su modifica, mi accorgo, ma no, ma è tutto così, salva. E non per quello devo essere obbligato a ricaricare un PDF se ho salvato esattamente quella che è. Quindi qua devo gestire questi due casi, almeno due casi. Il caso in cui lui non modifica nulla, lo salva, oppure modifica qualcosa e lo salva, e allora a questo punto il sistema gli dovrà chiedere il PDF. Il fatto che lui modifichi o no, nel piano d'uso non lo posso vedere mentre lui lo modifica, posso solamente vedere l'effetto del sistema che si è accorto che noi l'abbiamo modificato oppure non l'abbiamo modificato. Quindi, diciamo che l'utente, la famiglia, nel punto... No, dove siamo? Scusate. Sotto. Nel punto 5C2, la famiglia modifica i dati, potenzialmente, e salva. E conferma. A questo punto, il sistema può fare due cose: o si accorge che i dati non sono cambiati, o si accorge che i dati sono cambiati. E in quel caso chiede il PDF. Se si accorge, allora dobbiamo scegliere quali di questi due casi modellare come caso normale e quale invece come eccezione.
Allora, io proverei a modellare come caso normale quello in cui i dati sono cambiati. Quindi 5C3, il sistema segnala che i dati sono cambiati e richiede il caricamento del PDF. Al che, al punto successivo, la famiglia tranquillamente può, anzi deve, caricare il PDF. E quindi il sistema poi è contento, conferma e torna al nostro solito punto 4. Però può anche capitare che al punto 5C3 capiti qualcosa di diverso, quindi variante A, il sistema segnala che i dati sono invariati e torna a 4. Non hai modificato niente, va bene, non ti chiedo di inserire un PDF. Se non c'era, mi va bene che continui a non esserci, perché tanto non è cambiato. Se c'era, mi va bene di tenere quello precedente. Quindi questa è un'estensione che è più breve del caso principale. Poi ho l'altra eccezione, che è uguale a prima, è quella in cui 5A, in cui il sistema non conferma il caricamento, ma il sistema, come avevamo scritto, segnala l'errore nel PDF e torna A. E torna al 5C4. Se non va ad un fine il caricamento del PDF, anziché il sistema conferma, il sistema segnala l'errore. Quindi questa è la variante C, direi. La modifica. Ecco, reagendola così in realtà non copre un caso. Quello in cui in realtà ciò che voglio modificare è proprio il PDF, mentre gli altri dati mi vanno bene. Leggendola mi sono accorto che se io invece volessi modificare il PDF, perché avevo caricato una cosa che non c'entrava nulla, per sbaglio, avevo caricato un foglio sbagliato, ma la data, le informazioni sono giuste, non me lo lascio fare. Dovrei fare un trucco del tipo modifico la descrizione degli effetti, aggiungo uno spazio, non so, e obbligo il sistema a farmi caricare il PDF. Però. In quel caso dovrai gestire un'eccezione, ancora una variante in più, in cui la famiglia invece chiede di modificare il documento anche se i dati non sono cambiati. Cioè, alla 5.3a dovrei dare la possibilità alla famiglia di forzare l'upload del PDF. Ma io mi fermerei qua. Ok? E questi sono i casi normali a cui ha accesso la famiglia. In alternativa a dire va tutto bene, salva. Questi casi, 1, 2, 3, 5A, 5B, 5C, che nel diagramma dei casi d'uso avevamo indicato come estensioni, cioè scusate, come casi d'uso inclusi. Erano degli include a casi d'uso diversi.
poi avevamo lasciato in sospeso questo punto 4a. Non esistono vaccini. Non esistono vaccini, sono una condizione. Cosa fa il sistema in questo caso? Allora, se non esistono vaccini, in realtà la famiglia può solamente inserire un vaccino o inserire un'esenzione. Oppure salvare. Va bene, salva e conferma. Magari il bambino è nato da 3 giorni, non aveva ancora da fare nessun vaccino, è giusto così. Però ho voluto controllare per essere sicuro che fosse tutto a posto. Quindi a questo punto il sistema segnala il fatto, l'assenza di vaccini, e propone l'inserimento vaccini, inserimento di esenzione o chiusura, salvataggio e conferma. Quindi, dove eravamo? 4A, selezionato la correzione dei vaccini, l'elenco dei figli, selezionato un figlio, mi dice guarda non ci sono vaccini per questo figlio, se vuoi inserire esenzione oppure salva. Allora, se andiamo avanti con lo stesso schema di prima, il caso normale è che la famiglia dica va tutto bene. E quindi abbiamo un 4A.1 che la famiglia salva e conferma l'elenco, cioè l'elenco vuoto. Al che il sistema è tanto contento e segnala che l'elenco non presenta errori, e che termina con successo. Questo avviene al passo 4A2. Così. Oppure anziché fare salva e conferma, la famiglia vuole inserire un vaccino. Allora, l'inserimento del vaccino è un'alternativa al 4A1, quindi un 4A1A. Famiglia chiede di inserire un vaccino, come avevo scritto, chiede di inserire un nuovo vaccino. Questo. Oppure 4A1B, la famiglia chiede di inserire una nuova esenzione. Queste sono due cose che posso fare. Allora è chiaro che lo svolgimento di 4A1A sarà identico allo svolgimento di 5, compreso il fatto che poi dopo ritorna 4. E lo svolgimento di 4A1B, lo svolgimento di 4A1B sarà identico allo svolgimento di 5B. Quindi qui abbiamo due possibilità, qui scriviamocelo per non dimenticarlo. Identico a 5A. E questo invece è lo svolgimento a 5B. Quindi qui abbiamo due possibilità. O facciamo un copia e incolla, correggiamo i numerini e ripetiamo più volte la stessa cosa, oppure usiamo proprio il meccanismo di inclusione che già a livello di diagramma dei casi d'uso avevamo previsto. Cosa vuol dire l'inclusione? Vuol dire che a un certo punto tutto il caso 5A non lo scrivo qua dentro, lo scrivo a parte, gli do un nome, un titolo, non devo necessariamente indicare più l'intention in context o altro, perché semplicemente una sottofunzione,
e questa stessa funzione viene inclusa in due punti diversi. Quindi ciò che faccio è, ripeto, creo un nuovo caso d'uso a livello di questa funzione. Lo chiamo inserimento nuovo vaccino, ad esempio. E qui al punto 5A scriverò semplicemente include inserimento nuovo vaccino. E nel caso d'uso inserimento nuovo vaccino ci metto questo, queste righe qua, che si partiranno da 1, 2, 3, 4, che sono le azioni che fa la famiglia del sistema. Questo mi dà il vantaggio di poter in questo punto di nuovo scrivere include inserimento nuovo vaccino. E quindi ho incluso lo stesso comportamento in due punti diversi. Ma addirittura io questo giochino lo posso fare più volte, nel senso che il caricamento del PDF ce l'ho qui e ce l'ho qui. E ogni volta che lo carico potrebbero esserci degli errori di caricarlo e così via. Quindi potrei addirittura fare un altro caso d'uso, sempre a livello subfunction, sottofunzione, che si chiama caricamento PDF. E ogni volta che devo caricare un PDF, compreso la gestione degli errori del caricamento di quel PDF, farò semplicemente include carica PDF. Questo mette in evidenza che ci sono delle parti, delle azioni, computer l'utente, quindi le parti di implementazione del sistema che si ripetono in più punti diversi, in più contesti diversi. E ci permette di scrivere una volta sola, ci permette di farlo bene una sola volta e non rischiare di correggere in un punto e dimenticarsi di correggere in un punto diverso. È chiaro che è anche una questione di economia, se lo devo scrivere una volta sola e chi se frega faccio copia e incolla e ho finito. Se invece mi accorgo che ci sto lavorando, mi conviene strutturarlo continuamente. Ok? Allora, ipotizzando di volerlo fare, tanto per vedere come si fa, è semplice. Fatemi fare duplicare tutta questa parte, così lo teniamo, poi dopo vi condivido il file così avete le varie. Lo ricopio sotto, extension, che questa è la versione con include, mentre quella di sopra la chiamiamo versione senza include. E quindi qua mi dico che devo fare incolla. E anche qua devo fare copia e incolla sotto. La versione senza include prendo sotto, faccio copia e incolla qua e ho finito. Devo mettere a posto i numeretti, ma me la cavo. Avrò un livello di numerazione in più, ma non mi spaventa. No? Invece se lo volessi fare con include, quindi da qua, cosa faccio? Innanzitutto mi devo preparare i casi d'uso da includere. Quindi creo dei nuovi casi d'uso che si chiamano famiglia inserisce vaccino dove il primary actor ovviamente la famiglia e il livello è subfunction. È una sottofunzione richiamabile da altri. Quindi di per sé non ha un intention, è semplicemente un passaggio di un altro, ok? E descriviamo subito. Qui non ho l'intenzione, gli stakeholder, le garanzie, perché sono comunque parte di un caso d'uso più ampio. Devo solo dire chi lo fa. E lo scenario principale di inserimento del vaccino è questo. Ecco qua. Questo. Che adesso incollo qui e rinumero 1.
2, il sistema chiede di inserire i dati, la famiglia seleziona 3, poi Word ovviamente ci mette il suo a incasinarlo. Passo 4, sistema, conferma i dati, richiede il documento. Passo 5, la famiglia carica il PDF. Passo 6, sistema conferma inserimento. E non torna 4, ma termina. Termina cosa? Il caso incluso. Non termina né con successo né con fallimento, perché solamente un sottocaso incluso, lui di per sé non ha un obiettivo da raggiungere. Ha finito il suo lavoro. E poi ci sono, anche nel caso d'uso incluso, le estensioni, ovviamente, che sono il caso in cui il sistema segnala errore di inserimento oppure il sistema segnala errore nel PDF. Segnalare errore di inserimento è l'alternativa al punto 3 e quindi torna a 2. E invece segnalare errore nel PDF è un'alternativa al punto 6 e torna a 5. Fine del caso incluso. Quindi, a parte un po' di lavoro di rinumerazione, è lo stesso, gli stessi passaggi che, anziché essere integrati dentro il caso d'uso di livello di Argol, sono stati scorporati di Safari. Comprese le varie varianti, extension anche con la X. Comprese le varie varianti previste. Allora, questo mi semplifica di molto il caso d'uso che include, perché al punto 5A dirò semplicemente include il caso che si chiama famiglia inserisce vaccino e torna a 4. Fai tutto ciò che ti dice quel caso incluso che si chiama famiglia inserisce vaccino, quel subfunction, e quando quel subfunction termina, torna a 4. E anche a questo punto, in questo caso, la stessa cosa. In alternativa a salva e conferma, includi lo stesso caso d'uso e ritorna di nuovo a 4. 4 era mostra l'elenco, no? Dove siamo? Aspetta. Ah sì, è sopra sopra. Sì, mostra l'elenco dei vaccini. Quindi abbiamo un caso d'uso principale molto più compatto, perché qui faremo una cosa analoga, faremo un include della nuova esenzione, poi abbiamo questo 5A, famiglia inserisce vaccino, abbiamo il 5B, famiglia inserisce esenzione, e a questo punto avremo anche un C, famiglia richiede modifica.
e tutto il resto lo spostiamo con l'operazione che abbiamo fatto prima in scala di uso a livello di sottofunzione. Quindi ci siamo semplificati la vita sul caso principale usando questi include, e poi i dettagli noiosi del gestire l'errore l'abbiamo delegato in questo caso d'uso, che soprattutto può essere incluso più volte in più punti diversi. Questo è il vero vantaggio. Quindi in questo caso dovremmo fare altrettanti casi d'uso. Quindi ci serve un famiglia inserisce esenzione, dove l'attore è sempre la famiglia e il livello è sempre subfunction. E lo scenario è questo, spostiamolo sotto. Quindi questo diventa il punto 1, questo diventa il punto 2, 3, 4, qui non è torna 4 ma termina, e questa è una estensione al punto codice errato, quindi al punto 4. Segna l'errore e torna all'inserimento del codice, cioè 3. Famiglia inserisce esenzione, e l'ultimo use case a questo punto sarebbe, l'avevamo chiamato, famiglia richiede modifica. Sempre l'attore famiglia a livello subfunction, e lo scenario lo andiamo a tradurre da qua. E rimane tale quale 4, 5, 6, qui non è torna 4 ma è termina, no, di qua, e poi ci sono le estensioni che sono queste due. Il sistema segnala che i dati sono invariati, è l'alternativa a 4 a questo punto, quindi è un 4A, e termina. Segnala l'errore nel PDF, è un'alternativa al punto 6 qua, e torna al punto 5. Ok. Scusa? 6A, grazie mille, sì. Perché l'alternativa 6, certo. Quindi successo o fallimento lo decreta sempre il caso d'uso a livello user goal, perché è lì che c'è il goal. I subfunction fanno un pezzettino di lavoro e poi ritornano al caso d'uso che le include per completare il lavoro. Se dovessi dire in pratica, sugli esercizi che facciamo noi, quindi proponiamo anche l'esame, è abbastanza raro dover articolare sotto funzioni un caso d'uso in questo modo, no? Spesso ce la si cava con un caso d'uso a livello di user goal e basta. Però ci teniamo che avessimo i due esempi di come si fanno un'estensione e come si fa un'inclusione. A tal proposito vi chiedo ancora 10 secondi, perché noi la volta scorsa avevamo svolto il caso d'uso consulta elenco vaccinazioni, il quale a un certo punto prevedeva un'estensione. Ricordate che avevamo detto c'era il diagramma del caso d'uso, visto che qua c'è
consulta elenco si può estendere in corregge elenco, avevamo detto, beh, la famiglia decide di passare al caso d'uso corregge elenco vaccinazione, quindi qui eravamo entrati in visualizza elenco. L'elenco non ha più, non aveva qua i bottoni inserisci, modifica, eccetera. Però ci sarà un bottone che a me viene in mente di chiamare abilita modifica, ad esempio, che se premo questo, il caso d'uso non termina qui, ma passa al corregge elenco vaccinazioni, che è il caso d'uso che abbiamo fatto oggi, iniziando dal passo, non avevamo ancora scritto, perché non avevamo ancora fatto questo caso d'uso, adesso possiamo vedere che possiamo iniziare dal passo 4, che è quello dell'elenco, ma questo elenco è diverso da quello di prima perché questo contiene anche tutte le possibilità di modifica. Quindi andiamo a completare l'estensione dicendo che iniziamo dal passo 4. L'estensione non necessariamente reinizia il caso d'uso esteso dall'inizio, se no che estensione sarebbe? Ma passa gradualmente da uno all'altro trovandoselo già, spesso già iniziato. Non devo riscegliere il figlio, ad esempio, perché l'ho già fatto prima, e quindi nel passare da un caso all'altro mi porto dietro dell'informazione che già avevo. Ok? E con questo chiudiamo le narrative.